Sì, buongiorno. Grazie Presidente, grazie Sindaco, buongiorno consiglieri, colleghi di Giunta. In merito alle linee programmatiche è un'occasione questa importante davvero e la attribuisco anche ad una modalità che dà a tutti la possibilità di vedere come il gioco di squadra e di sapere il gioco di squadra quanto ha prodotto, e quindi inizierei subito anche accogliendo l'appello del Presidente per quanto riguarda il lavoro messo in piedi in un comparto molto importante che ricade in una mia delega della Protezione Civile. Abbiamo una parentesi, ovviamente questo è già parte di una scheda che sarà fornita ai consiglieri, quindi soltanto eliminando alcuni piccoli appunti, per il resto fanno già parte di una scheda degli obiettivi strategici e delle linee programmatiche. La Protezione Civile dunque abbiamo inteso implementare nei processi operativi alcune competenze dividendo i settori di intervento della Protezione Civile. Una collaborazione con i cittadini insieme all'associazione e le varie associazioni per il piano di monitoraggio e ricognizione del territorio, e nell'ambito della più ampia veste della sicurezza è stato valorizzato il ruolo della Protezione Civile nella gestione delle emergenze in modo da poter limitare l'impatto di esse sulla comunità mediante il coordinamento di tutte le operazioni e di servizi comunali interessati. Particolare attenzione è stata rivolta alla promozione del ruolo dei cittadini. Sapete che il tema della Protezione Civile è un tema che ha molto a che fare con quella che è la informazione e la partecipazione del cittadino su alcune misure che si pongono in essere. Come sono state molto valorizzate il ruolo delle associazioni di volontariato della Protezione Civile. Il settore Protezione Civile è fatto secondo uno schema nazionale che ha come perno fondamentale le squadre, i volontari, le formazioni, le varie sigle di volontari di Protezione Civile, a cui va il mio totale e sentito ringraziamento anche a nome del Sindaco e dell'intera Giunta, perché formano davvero una spina dorsale fondamentale nel sistema di Protezione Civile nazionale. Selezionato ovviamente e accreditato nelle linee guida della Regione Campania, sono i soggetti attivi per la sicurezza delle città. È stata coordinata la collaborazione dei singoli casi mediante una serie di cluster di interventi: incendi in ambito urbano, sbarco migranti, supporto ai cittadini in caso di dissesti, sgombro o altro tipo di guasto tecnico, assistenza ai cittadini e turisti durante eventi e particolari iniziative che vedono grandi flusso di persone, come in questo anno che è stato un vero anno record. Attività di assistenza ai servizi sociali, alle comunità rom migranti, è pianificato per la prima volta nella città di Napoli un sistema di monitoraggio del territorio cittadino per segnalare delle criticità. Il piano di monitoraggio che ho accennato pochi secondi fa è un piano di monitoraggio e ricognizione del territorio ai fini di protezione, previsto come un'azione strategica all'interno di un coordinamento che fa capo alla nostra Protezione Civile comunale, con un mio anche intervento personale, e c'è un'organizzazione di ben 14 associazioni di volontariato insieme al servizio di Protezione Civile comunale, e abbiamo diviso con una progettazione molto dettagliata il territorio comunale su 5 macro aree: macroarea 1 Chiaia Posillipo San Ferdinando, macroarea 2 Avvocata Monte Calvario Stella San Carlo, macroarea 3 Chiaiano Camaldoli Arenella, macroarea 4 Pianura Soccavo Furigrotta Bagnoli, macroarea 5 Ponticelli Barra San Giovanni Poggioreale San Pietro a Paterno. L'attività è stata sviluppata su percorsi definiti, interessando particolari punti di avvistamento. Abbiamo anche realizzato dei particolari punti di avvistamento, creando così per la prima volta la rete dei presidi mobili di avvistamento in caso di incendio su luoghi particolarmente raggiungibili, di ampia capacità di visuale sinottica e di organizzazione tramite ponte radio con un centro radio comunale. Le operazioni hanno riguardato differenti tipologie di intervento, uno di questi è gli interventi degli incendi di questa estate, e abbiamo, non vi elenco tutti gli interventi fatti, ma a titoli: interventi per incendi di appartamento, interventi per incendi di rifiuti, interventi per incendi di sterpaglie, incendi boschivi,
un intervento in incendi, due interventi in incendi di discariche, vari interventi per incendi di auto, incendio di pali e cavi elettrici, interventi in incendio di alcuni locali, l'incendio del campo Rom, interventi ed incendio anche di strutture private oppure di vari manufatti come vani ascensori, box. Ciascuna delle squadre, quindi come vedete abbiamo spalmato l'attività di monitoraggio e vigilanza della Protezione Civile su un ventaglio molto ampio e ciascuna squadra ha svolto anche azione di prevenzione e dissuasione in apporto con le altre istituzioni di sversamento abusivo di rifiuti, soprattutto nei cosiddetti territori di Cerniera, a confine con gli altri comuni. Questa è un'azione sperimentale che stiamo per implementare e abbiamo intenzione di implementare. Ciascuna squadra è dotata ovviamente, come sapete, di distintivi, dispositivi di sicurezza, uniformi e quindi molto identificabile dai cittadini, molto apprezzato il servizio fatto quest'estate. Le azioni successive si prevede di estendere il monitoraggio e abbiamo utilizzato questa stessa tipologia con un'azione già svolta sul territorio comunale per quanto riguarda il rischio idrogeologico, l'allerta meteo e i guasti infrastrutturali nell'ambito del territorio cittadino. Vi è un'altra azione posta a base di tutto quello che ho detto e qui anche ringraziamento al gruppo della Protezione Civile comunale. Per quanto riguarda la sede, bene, il Comune di Napoli si sta dotando con uno sforzo economico e amministrativo e su questo colgo l'occasione per ringraziare il collega Panini per quanto sta facendo in merito alla copertura dello sforzo economico. Per la sala operativa e la depositeria, il Comune di Napoli avrà finalmente una sala operativa, la cosiddetta Situation Room, avrà una sala formazioni, un centro radio e una depositeria. Particolarmente importante la depositeria, dove poter allocare i nostri mezzi, le attrezzature e la fornitura di materiale che alla bisogna si avrà finalmente a disposizione. Non andremo in questo modo ad assottigliare ulteriormente il cosiddetto delta tempo di intervento in caso di calamità. Vengo ai piani relativi ai rischi presenti sul territorio. Anche in questo caso sono stati elaborati i piani dovuti alla calamità. Si è proceduto con la definizione dei piani e strumenti che coinvolgono la popolazione con comportamenti codificati tali da ridurre i rischi e permettono ai cittadini di diventare attori del controllo del presidio. In particolare nell'ambito del generale piano comunale di emergenza, per sua natura dinamica e soggetto a periodici e necessari aggiornamenti, si è intervenuti nell'ambito del rischio vulcanico per la zona rossa, per il rischio per quanto riguarda la zona rossa dei Campi Flegrei e il rischio sismico. Vale la pena ricordare che la città di Napoli è una delle pochissime città al mondo che ha ben tre rischi insiti nello stesso territorio, quindi li abbiamo già elencati. In particolare per il rischio vulcanico Vesuvio e Campi Flegrei, un ringraziamento all'Istituto di Vulcanologia e alla direttrice con cui abbiamo interlocuzioni in modo da avere sempre più la capacità di arrivare ad un database e alla mappatura del territorio. Noi abbiamo organizzato il piano generale del rischio vulcanico che è di competenza regionale, come sapete, e quindi è stato mandato alla Regione Campania in modo da uniformare la filiera degli esodi programmati in caso di calamità oppure degli esodi previsti in caso di annunciate emergenze. L'organizzazione dell'esito in ambito comunale per le varie municipalità ricadenti in zona rossa è relativa anche all'organizzazione di una vasta campagna di comunicazione e di esercitazioni che stiamo mettendo in programmazione in modo da avere un censimento dettagliato financo delle persone non automunite oppure non autosufficienti che dovranno essere sottoposte a quelle che sono le nostre misure del piano. Questo è un aspetto molto importante e chiederemo anche l'aiuto delle associazioni per i disabili, per i vari portatori, in modo da avere grande disponibilità in tal senso a spalmare sul territorio il piano. L'individuazione delle aree che vede anche la nostra partecipazione per lo sbarco dei migranti che ci è stato riconosciuto insieme, qui ringrazio l'assessore Gaeta per il lavoro di squadra che abbiamo fatto. Contestualmente il gruppo Protezione Civile partecipa
a dei progetti di cofinanziamento e abbiamo avuto qui la possibilità di partecipare al bando della città metropolitana in modo da, grazie al sindaco della città metropolitana, da avere anche dei fondi, e quindi c'è un'azione nel recuperare risorse. Passo al sostegno per quanto riguarda l'ambiente. Tra le principali sfide dell'assessorato in linea con le linee programmatiche è quella della costruzione rete ambiente. È un concetto particolarmente importante che gira intorno al concetto di rigenerazione, riciclo, economia circolare, sviluppo della green economy. Una delle prime azioni che abbiamo messo in piedi, molto dettagliata, è il patto per Napoli, un lavoro sinergico importante dove questo concetto della rete ambiente si sostanzia nella città verticale. Un esempio vivo di questo approccio che abbiamo fortemente voluto come assessorato all'ambiente, che ha adottato per le sue azioni di indirizzo proprio la progettualità di intervento per la rete del verde e dell'ambiente. La città verticale che cosa fa? Mette in comunicazione finalmente i percorsi pedonali e le scale storiche di Napoli fino ad arrivare ad una connessione attraverso una green line, quindi una progettualità molto importante sulle strade della nostra città, sui percorsi pedonali della nostra città, che mette in comunicazione alcuni parchi, percorsi pedonali, scale. Un esempio per tutte, perché come sapete la città verticale rientrata nel patto per Napoli, un esempio per tutti è quello dello scalone importante, le scale monumentali di Montesanto con la Pentaventina, il parco dei quartieri spagnoli, insomma vi è tutto questo percorso per costruire questa rete e dare finalmente ai cittadini una mappatura pedonale di collegamento con vari percorsi e riqualificazione delle scale. Le scale saranno dei veri e propri punti dove vivere le scale, wifi, connessione, totem informativi, quindi noi avremo, come dire, per la prima volta sulle nostre scale interventi finanziati con un'azione molto forte che il Comune di Napoli attraverso la persona del sindaco ha fatto con il governo del patto per Napoli, la capacità di far vivere le scale non solo come luogo di comunicazione ma come strumento di interconnessione tra i cittadini, i turisti, le informazioni e l'accesso al wifi. Per quanto riguarda l'aspetto poi dei rifiuti, quindi dell'igiene urbana, noi abbiamo sempre nella logica delle linee programmatiche di questa rete del recupero della fiducia col cittadino che era stato fortemente minato dalle cicliche emergenze ambientali, abbiamo attuato due linee strategiche. La prima è la rimozione dei cosiddetti siti storici e delle discariche abusive che da anni appestavano la città. La seconda è la trasformazione del materiale che abbiamo rinvenuto, recuperato in oggetti, attività o addirittura strutture utili per il territorio. Quindi abbiamo attuato finalmente l'economia circolare. L'esempio tipico è stato quello dello svuotamento di un deposito abusivo di pneumatici usati da tantissimi tempi in via Botteghelle. Parliamo di 5.000 tonnellate di copertoni che sono stati rimossi grazie al protocollo Terra dei Fuochi, al Ministero dell'Ambiente e al Consorzio Ecopneus e al Comune di Napoli. Nell'ambito di questo protocollo non solo abbiamo sottratto 5.000 tonnellate di copertoni che erano un vero e proprio pericolo, una bomba ecologica a rischio incendio in un'area densamente abitata, ma abbiamo ottenuto grazie a questo un finanziamento e quindi a carico del consorzio Ecopneus per trasformare un disagio in una grande opera pubblica che è quello del campo di calcio dedicato ad Antonio Landieri a Scampia. Qui approfitto per ringraziare il collega Borriello per la collaborazione in merito a tutte le altre attività che sono state fatte nel campo. Particolarmente importante questo intervento dell'economia circolare che trasforma due punti negativi di periferia in due punti di forza. Si bonifica un'area, si realizza in campo in un'altra periferia.
Il progetto che è stato curato dal sottoscritto metti fuori gioco i roghi, ha avuto anche il plauso del Ministero dell'Ambiente, perché noi avremo a Scampia non solo un campo, ma per la prima volta un primo centro di educazione ambientale sportivo, perché ogni qualvolta che ci saranno le manifestazioni sportive ci sarà un momento in cui verrà condiviso con la popolazione, i cittadini e gli sportivi, il corretto smaltimento dei pneumatici fuori uso, il corretto utilizzo delle isole ecologiche, e questa è un'azione concreta, perché non devono essere abbandonati sottraendoli al letto di combustione delle ecomafie. In questo modo si è inteso quindi dare sostanza a quel recupero della fiducia dei cittadini che era nel nostro programma, perché abbiamo mantenuto l'impegno di bonificare e realizzare. Vengo alle cosiddette rimozioni di bonifiche o altro termine, rigenerazione di alcune aree. Le nostre azioni si sono poi attuate attraverso una delibera dedicata per quanto riguarda la rimozione di aree densamente interessate da abbandono di rifiuti, una per tutte, l'asse mediano, proprio sopra al campo Rom di Scampia, per intenderci, per darvi una coordinata. L'abbiamo praticamente non solo ripulita, ma per la prima volta, grazie a Città Metropolitane e una sinergia col Comune di Napoli, messo dei New Jersey per impedire lo scarico dei rifiuti. Quindi non solo si è intervenuti per la rimozione, ma si è fatta un'azione per impedire che questo si ripetesse. La stessa cosa sulla SP1, ai bordi del campo Rom, sulla circunvallazione esterna, la ricordo perché è per noi molto importante quelle azioni, in quanto erano anni che non veniva posta in essere. Rapidamente, il grande intervento per la rimozione sull'amianto su strada, con un intervento specifico tramite ditte specializzate. In merito alle bonifiche cosiddette, è una importante sottolineatura il SIN Bagnoli Coroglio. Come sapete, nell'ambito del più generale programma di risanamento ambientale di rigenerazione urbana, le attività in corso per la realizzazione del programma di bonifica volte a restituire per la prima volta il territorio. Bonifica della colmata, rimozione totale, uno dei grandi successi che ci è stato riconosciuto anche nel tavolo Invitalia, perché come sapete il soggetto attuatore è Invitalia, rimozione totale così come da indirizzo forte dell'amministrazione dell'area Eternit, piano di caratterizzazione su tutta l'area. Mi farebbe piacere poi in seguito, e su questo potremo organizzare una commissione se il Presidente della Commissione è d'accordo, per entrare nei dettagli di quelli che sono stati i piani di caratterizzazione, le BAT messe in campo e soprattutto la fitodepurazione che abbiamo fortemente voluto in merito alla tipologia. Passo rapidamente poi all'accordo di programma che ci consente di mantenere la cosiddetta barriera idraulica di Bagnoli, stessa cosa sul SIN Napoli Orientale. Qui sono in corso le attività della conferenza dei servizi permanente con il Ministero dell'Ambiente. Noi anche in questo caso abbiamo attuato e abbiamo dato grande impulso a quelle che sono le bonifiche delle aree Kuwait. In parte si stanno avviando i lavori, in parte si sta riaprendo la programmazione con il Ministro dell'Ambiente Regione Campania, e abbiamo anche qui fatto un censimento e stiamo continuando il censimento di tutte quelle aree che devono poi rientrare in merito alla competenza dei privati nella bonifica. Anche qui vi è una disponibilità dalla parte dell'amministrazione, abbiamo dato la nostra disponibilità a fungere da stazione appaltante per quanto riguarda la realizzazione del TAF, perché è nostra intenzione qui poi realizzare la filiera della green economy, con tutta una serie di attività che serviranno alla bonifica dei suoli e soprattutto attività industriali ecocompatibili per quanto riguarda la green economy. Per quanto poi il piano ulteriore di bonifica, siamo alle due aree, Chiaiano e Pianura. Lì c'è stato, come voi sapete, una derubricazione da SIN a SIR. Abbiamo in questo caso aiutato in modo particolare, voglio ringraziare il consigliere Nonno perché si è fatto protagonista di un'azione
con la fitodepurazione attraverso la piantumazione in una parte ben precisa. Noi abbiamo terminato il tavolo tecnico con Sogesit e vi è il piano di caratterizzazione che è stato rallentato per problemi Sogesit, cambio di management e poi per le competenze, la convenzione tra Sogesit e Regione Campania, ma noi come parte attiva stiamo implementando. Rapido ciclo dei rifiuti. Chiaiano, volevo solo dire che abbiamo un tavolo con la Regione Campania per quanto riguarda il capping di Chiaiano, che stiamo seguendo molto da vicino e ormai siamo alle battute finali. Vi è davvero da parte di Sapna la presentazione e da parte nostra la supervisione del piano di copertura finalmente di quella ferita terribile nella selva di Chiaiano. Ciclo dei rifiuti. La raccolta differenziata, come voi sapete, su questo vado a linee perché noi abbiamo l'estensione del porta a porta con la fornitura a tenaglia che stiamo attaccando alla città. Il porta a porta che oggi ha raggiunto 480.000 abitanti, siamo una delle prime città d'Italia e non solo, ma una delle prime città europee che ha avuto la forza, anche la forza economica, di sostenere un avanzamento del porta a porta fino a 480.000 abitanti, con un trend di crescita costante che sta puntando alla qualità. È tema di questi giorni la qualità della raccolta differenziata ed è tema di questi giorni anche un rapporto molto importante di studi di settore su questo argomento, che indicano come nella qualità della raccolta differenziata e non tanto la quantità sia la nuova frontiera. Su questo l'estensione continuerà per tutto il periodo, abbiamo rinforzato le attività stradali, il Comune di Napoli sta praticamente accedendo anche dei finanziamenti per il Patto per Napoli, dove ho personalmente contribuito alla realizzazione di isole ecologiche interrate, una progettazione particolare per il lotto UNESCO, rapidamente lotto UNESCO dove prevediamo isole interrate, piccole isolette ecologiche all'interno e soprattutto attrezzature dedicate, su questo ci siamo intrattenuti altre volte. Finalmente il nostro piano delle 10 isole ecologiche è stato portato a termine con l'apertura di un parco a verde presso l'isola ecologica di via Gian Antonio Campani. È la prima volta che si è fatto nella nostra città, bonificato un'area, aperto un'isola ecologica a fianco un parco alimentato da energia sostenibile, dove i bambini, i ragazzi, le educative territoriali possono accedere al nostro primo centro di educazione ambientale presso l'isola ecologica. Una rapida analisi del cosiddetto concetto pensare globalmente, agire localmente, abbiamo messo in piedi l'area di raccolta RAE con le unità mobili di raccolta degli elettrodomestici, gli oli vegetali, le pile esauste, l'ultima campagna è stata presentata poco tempo fa, tutto questo con finanziamenti grazie a progetti che abbiamo vinto presso i vari consorzi di filiera ed è un segno positivo riconosciutoci dal CONAI. Gli impianti di compostaggio, sapete come in questo caso voglio ringraziare tutti, dalle municipalità ai cittadini, perché la nostra idea era quella di mettere in piedi la filiera del compostaggio, anche qui abbiamo approvato la delibera ed è argomento che già conosciamo in Consiglio Comunale per il nostro impianto, uno dei tre impianti di compostaggio che andremo a realizzare in città, oltre alla capacità di poter utilizzare le nostre isole ecologiche ed altre strutture, i cosiddetti poli logistici di Asia, come ecodistretti per la valorizzazione del materiale proveniente da raccolta differenziata. Grande impulso ai controlli, abbiamo unito ai controlli della Polizia Ambientale i controlli degli agenti accertatori, su questo vi è un'attività molto forte per quanto riguarda le attività di sequestro di attività illecite intorno al circuito dei rifiuti, come l'intervento per quanto riguarda la rimozione di amianto. Non abbiamo trascurato la riduzione dei rifiuti, abbiamo messo in piedi un'azione prevista per quanto riguarda l'uso del compostaggio con le compostiere di prossimità, con le 15 che abbiamo opzionato presso la Regione Campania, gli sgravi per quanto riguarda la nuova progettualità delle nostre isole ecologiche, ma soprattutto la nostra adesione a Rifiuti Zero, e sono pronti i primi bandi e le prime esperienze
Qui ringrazio l'assessore Anna Maria Palmieri perché abbiamo la mensa a scodellamento e a riduzione dei rifiuti, vale la pena ricordarlo questo ogni volta perché è stato un grande sforzo che abbiamo fatto, come quella di sostituire, venire incontro alle attività commerciali che sostituiscono il TNT utilizzando invece il tessuto. L'efficientamento della gestione del ciclo integrato delle acque, anche qui un sistema di gestione per quanto riguarda ABC con una speciale tavolo tecnico permanente con la nostra partecipata per quanto riguarda il vasto piano di riduzione degli sprechi. C'è una task force che abbiamo fortemente voluto per la riduzione delle perdite, passando dal 44% siamo intorno al 40%, in modo da utilizzare anche nuove tecnologie e investimenti per aggredire le perdite di sistema e di rete. Qui abbiamo voluto fortemente l'intervento congiunto in caso di anomalie, in caso di rottura di guasti, immediatamente il nostro settore fogne e il settore ABC. In questo modo si sono dimezzati i tempi di intervento e la capacità operativa della nostra amministrazione. Ovviamente anche qui vi è tutta la nostra attenzione massima per quanto riguarda la partecipata di acqua bene comune, anche per i cosiddetti piani di controllo, fornitura contatori, i piani di efficientamento di quella che è la nostra distribuzione. Solo per il titolo ricordo la maniera in cui abbiamo gestito la crisi idrica con la più vasta campagna di riduzione dei consumi d'acqua, financo facendo raggiungere gli ecoconsigli attraverso il bollettino casa per casa a tutti gli utenti che erano nei ruoli iscritti di ABC. Ovviamente la crisi è sempre da tenere ben presente perché l'acqua è un bene preziosissimo. Fognatura e allontanamento delle acque. Sono in atto azioni di intervento e progettazione riguardanti i sistemi fognari di San Giovanni, Volla e tutte le altre aree dei cosiddetti collettori fognari, dove noi abbiamo inserito attraverso varie delibere con varie progettazioni questi sistemi, financo l'hub del sistema idrico di Bagnoli che ha un tavolo completamente a parte di tutta l'area di Bagnoli che noi abbiamo inserito insieme a Invitalia. Rapidamente il programma triennale fino a che ho avuto la delega al verde, qui ringrazio l'assessore D'Ambroso perché ha raccolto il testimone in maniera eccellente, abbiamo dato impulso al censimento del verde. Mi avvio veramente alla conclusione con quelle che ho dovuto racchiudere ringraziando ovviamente il sindaco per la fiducia, i consiglieri comunali che attraverso il vostro lavoro, i consigli, le critiche ci hanno dato una mano a portare avanti alcune azioni programmatiche, il lavoro delle commissioni consiliari e i nostri collaboratori di staff che davvero tutti i giorni ci danno una mano e garantiscono che poi le attuazioni vadano avanti. Io ringrazio l'intero Consiglio Comunale, i colleghi per questa opportunità e per la vostra attenzione.